favoloso, perché ci dice da dove veniamo, cosa siamo e dove andiamo. Una delle cose che noi siciliani facciamo è quello di sempre di cospargerci il capo di cenere, non perché noi non abbiamo delle cose negative, ne abbiamo tante, ma veramente noi viviamo una sorta di paradiso in terra. E viviamo una sorta di paradiso in terra, e Orazio ne è la testimonianza, che chi viene qua non se ne va più. Evidentemente una ragione ci sarà. Specialmente a Trappeto. Noi viviamo un'isola particolare. Epicuro ebbe a dire di Agrigento la città più bella fra i mortali. Per dire una cosa, quando si parla della Grecia, la cultura greca, che è la madre insieme alla cultura latina, da un punto di vista organizzativo, la cultura greca da un punto di vista culturale, molti di noi non sanno che la vera cultura greca, la vera Magna Grecia è proprio la Sicilia. E anche qui, in questo territorio, questo periodo ha lasciato grandi testimonianze. Qual è? Con un connubio che è, con una unione, che è assolutamente favoloso. Qual è questa eredità che i greci ci hanno lasciato? Evidente, uno dei punti, come disse la direttrice del British Museum, dove più alto è il contatto più evidente tra Dio e l'uomo, è a 10 km da qua, è il Tempio di Sergesta. Il Tempio di Sergesta è stato definito insieme all'Acropoli di Atene il punto dove l'umano si è teso più, ha teso la mano verso Dio. E nessuno di noi probabilmente lo sa, ma la perfezione di quello stile unisce, e questo è tipico della cultura siciliana, la indigeneità della Sicilia, la cultura Elba, perché noi siamo tutti ebili. Cosa significa che siamo ebili? Siamo figli di questa cultura che è nata in Sicilia, che va un po' da Corleone fino a Sergesta, fino a Salerno. Qua siamo al centro di questa cultura Elba. Mi seguite? Però noi abbiamo una grande capacità, che noi metabolizziamo, per un termine medico, gastronomico, le culture di fuori. Noi abbiamo assunto questa cultura greca e abbiamo fatto una cosa spettacolare, che è il Tempio di Sergesta, che è talmente bello che nessuno mai ha avuto il coraggio di distruggerlo. Neanche gli alcamesi, che di solito per distruggere sono sempre. Io dico che se erano nel territorio di Alcamo hanno fatto 70 mili a battaglia. Comunque, una battuta per farvi sorridere, per dirvi che la storia è una cosa bella, perché noi la dobbiamo sempre confrontare con l'oggi. E allora, noi ci buttiamo sempre questa cenere sul capo, e noi siamo maledetti dagli uomini. Non è vero assolutamente, basta vedere il panorama da questa finestra. L'età media, lo sapete, l'età media più alta, dove c'è più aspettativa di vita, ecco perché Orazio è venuto qua. Dov'è? In due posti al mondo. Quindi l'opera archeologica più bella del mondo sono in due posti, e una è qua. Dove si vive più a lungo nel mondo e sono due posti, e uno è qua. Giappone e la Sicilia. Noi abbiamo l'età media, l'età media dei siciliani è fra le più alte del mondo. Io dico sempre piombo permettendo. Però malgrado questo, siamo fra quelli che hanno l'aspettativa di vita più lunga al mondo. La ragione c'è, tanto il nostro DNA, che voi sapete, e qua lo dimostra il dottore Gandino, che è un alto funzionario della SOAT di Alcamo, ma lo dimostra anche la dottoressa.
questo DNA sparpagliato, la dottoressa sembra una svedese, io sembro un africano della Repubblica Centrafricana, il dottore Gambino è una tipica distruzione mediterranea, cioè qua c'è di tutto, e questa mescolanza ha prodotto una forza del DNA, tant'è vero che noi riusciamo a resistere anche a noi siciliani, quindi siamo proprio fortissimi. Ragazzi,